Come va il treno della transizione verde? Va. La COP28 di Dubai, ancora una volta, si fonda sulla volontarietà di ciascun paese. Però la strada per l'uscita dai combustibili fossili è ormai tracciata. Ci chiediamo, si tratta di una soft law, ossia di pure linee guida? No, perché negli ultimi anni vi è un sempre maggiore intervento delle corti nazionali che condannano stati e imprese che ignorano gli obblighi economici disposti in queste conferenze. Poi magari il problema è che i tribunali che intervengono sono quelli dei paesi occidentali, così che si crea una simmetria, diciamo, tra le nostre imprese e quelle dei paesi in via di sviluppo. In ogni caso, l'obbligo di un approvvigionamento diversificato di fonti energetiche sembra oramai politicamente, ma anche giuridicamente, irreversibile. Insomma, il documento finale della COP28 esprime un ottimismo che si può condividere a proposito della forza del progresso tecnologico e del mercato. Questa forza sta spingendo nella direzione delle rinnovabili. Un esempio: i prezzi dei pannelli fotovoltaici sono diminuiti dal 1970 ad oggi del 99%. Nei prossimi anni avremo auto elettriche meno care di quelle con motore a scoppio. La cosa più preziosa nel testo finale della COP28, in buona sostanza, è la consapevolezza condivisa da tutti sulle direzioni da prendere. Ora guardiamo l'Italia. Un mix di impianti eolici e fotovoltaici ci sta portando nella direzione giusta senza bisogno di rovinare il paesaggio. Sapete che i piccoli produttori di energia in Italia sono già più di 1 milione? E le comunità energetiche aprono una nuova strada fatta di cooperazione tra cittadini, imprese e realtà del terzo settore per una produzione diffusa e partecipata di energia. Le istituzioni hanno altri compiti e altre responsabilità al riguardo, ad esempio accelerare le autorizzazioni, alleggerire il carico burocratico, favorire lo sviluppo della rete elettrica. Poi ci sono anche le cose che le istituzioni dovrebbero invece smettere di fare, ad esempio sussidiare le fonti fossili. L'Italia invece continua a farlo in modo massiccio. Si può capire che l'efficientamento energetico costa e che i privati non sono incentivati a operare senza l'aiuto pubblico. Ma basta sussidi alle fonti fossili, che hanno alle spalle decenni di guadagni esagerati. In conclusione, una domanda diretta. È utopistico oppure no immaginare un futuro al 100% di energia presa da fonti rinnovabili? Studi di frontiera indicano che l'impatto zero è possibile.